compagnia del sindaco di Cava Servalli, oggi ospite il comune di Baronissi. L'annosa questione è quella dei bovini vaganti. Si è cercata una soluzione? Se sì, qual è? Sì, si è trovata un'ipotesi di soluzione. In questi casi la prudenza è sempre doverosa, però è un'ipotesi molto concreta che si fonda su questa disposizione del Ministero della Salute, che affida la competenza all'ASL e ai servizi sanitari dell'ASL per l'individuazione di un soggetto, di società che si occupano di tutte le fasi della, appunto, gestione del problema, dalla cattura dell'animale fino al suo ricovero all'interno di locali appositamente adibiti. Ovviamente questo è il problema che i comuni si sono trovati ad affrontare, e cioè proprio quello della individuazione di una società che si occupasse di questa, laddove, di queste cose, laddove quella che pure era stata individuata poi ha rinunciato al suo mandato. Ma al di là di questi aspetti, che sono ovviamente rilevanti per la soluzione del problema, quello che è venuto anche fuori a trovando, diciamo così, la condivisione dei sindaci e delle amministrazioni comunali è il fatto che qui ci troviamo anche di fronte ad un problema di ordine pubblico e di controllo del territorio, perché tutti quanti, bene o male, siamo consapevoli che dietro questo problema ci sono anche famiglie note, diciamo, alla magistratura, agli organi di polizia, e quindi sono due questioni che sono due facce di una stessa medaglia. E quella faccia della medaglia che rappresenta la sicurezza, il controllo del territorio, ci sta particolarmente al cuore. Quindi bisogna essere incisivi come istituzioni, come prefettura, come forze dell'ordine, come polizia locale e come comuni. In compagnia del sindaco Gianfranco Variante, oggi un consiglio intercomunale in compagnia dei sindaci di Pellezzano e Cava dei Terreni, il dibattito è sulla questione dei bovini vaganti, sembra essere una soluzione in via di rifinitura. Tanto tonò che piove, abbiamo insistito, abbiamo fatto pressing anche con maniere forse un po' dure con le istituzioni. C'è stato un tavolo una quindicina di giorni fa in prefettura, una seduta del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica, e di lì è venuto fuori cosa che era prescritta già da un provvedimento del Ministro della Salute, che la competenza alla cattura e al ricovero dei bovini o degli animali pascolanti abusivamente senza proprietario e dell'ASL, di competenza dell'ASL, e quindi noi ci mettiamo così in collaborazione con l'ASL, a cui daremo ogni azione che possiamo prevedere per la risoluzione del problema. Ovviamente è una soluzione che ci lascia molto soddisfatti. L'ASL, il servizio veterinario, ha messo a disposizione anche delle risorse. Si tratta adesso di individuare una impresa, un organismo che collabori con i comuni nella cattura dei bovini con le polizie municipali, e quindi attendiamo che ci sia questa individuazione. Nei prossimi giorni potremmo auspicabilmente partire, ma vedo che i proprietari, insomma, che forse hanno qualche conto in sospeso con la legge, negli ultimi giorni hanno ritirato i loro bovini vaganti, e che per ora non si vedono così invasioni abusive in città. Questo ovviamente sarebbe auspicabile a tutela della incolumità fisica dei cittadini, che sono giustamente preoccupati e hanno subito anche dei danni. Io voglio ricordare l'incidente gravissimo di qualche tempo fa sul raccordo autostradale, che costò la vita ad una studentessa sedente in Baronissi. Insomma, il problema è serio, ma credo che siamo vicini alla soluzione. Occorre mantenere determinazione, compattezza, e il consiglio intercomunale di questa sera a Baronissi vuol dire che tre città, Cava dei Tirreni, Pellezzano e Baronissi, che hanno lo stesso problema, si sono messe insieme per lavorare insieme e per così coinvolgere anche le istituzioni superiori, perché il problema deve essere risolto. È un problema di ripristino della legalità. La sfida allo Stato, che hanno lanciato alcuni malavitosi che lanciano pascoli vaganti, appiccano i roghi alle nostre colline, è una sfida che lo Stato, comuni comprese, deve vincere. Sì, una piccola domanda prima di andarcene. Oggi c'è stata Cava, c'è stata quindi anche Pellezzano. Quanto è importante cooperare? Oggi Baronissi dà un grande gesto, un segno di apertura, di condivisione del problema. Quindi vogliamo anche rendere chiaro che è possibile creare tutto ciò, e Baronissi nell'esempio. Voglio dire, Cava, Baronissi
e Pellezzano sono comunità che assommano a circa 100.000 residenti, è un decimo della provincia di Salerno, la voce si alza più forte, più netta, più determinata e le istituzioni devono essere al fianco di questa comunità per il rispetto per questa gente, per il rispetto per il cittadino che ha diritto alla quiete e alla serenità nel proprio territorio.